Durante la settimana delle Summer School qui in Civica, la scuola civica di cinema, io tengo un workshop di 5 giorni, di 7-8 ore al giorno, di recitazione cinematografica. Facciamo delle messe in scena a favore della macchina da presa, nel senso che i movimenti di macchina da presa che sono concertati con i movimenti degli attori, perché in genere, insomma, gli attori, una macchina da presa finisce che la vedono esclusivamente quando vanno sul set. Quindi cerchiamo un po' in questo workshop di far capire la differenza fra la recitazione teatrale e cinematografica. È importante per un attore cominciare a fare delle cose e a vedersi e a sentirsi, perché vedersi e sentirsi vale più di mille parole. Quando tu dici sei troppo caricato, stai parlando troppo per il pubblico, devi parlare per quello che è vicino a te, eccetera, sì, certo, intellettivamente si capisce questa cosa, però poi se fai l'esperienza pratica, se esperisci questa cosa, se vedi come tu ti comporti, come dire, riesci poi a fare una misura su questo, no? Giulio, puoi metterti nella tua posizione? Sì. Nella tua? Nella tua, quella lì. Scusa, quello lì. Giulio, stai là? Non c'è io. Si comincia un percorso in cui si capisce, per esempio, che nel cinema ogni piccolo gesto diventa un grande gesto. E invece in teatro devi fare un grande gesto perché ti devono vedere e sentire fino in fondo alla platea, mentre tu devi essere visto e sentito dalla macchina da presa, per cui c'è un punto di vista molto più vicino, quindi deve essere tutto più misurato, più piccolo. Tu mi hai umiliato e stai continuando a farlo. Mi è piaciuta molto. Ovviamente, Carmela, tu mi sono persa i movimenti. Ti sei persa e questi disgraziati cosa hanno fatto? T'hanno tagliato per metà. Abbiamo detto che è un balletto. Inizialmente le persone che vengono fanno il loro pezzo, si vedono e si sentono e hanno un tracollo, come dire, di percezione del sé, no? Perché si sono sempre percepiti in un modo e poi dopo, vedendoti immediato attraverso un monitor, essendo la macchina da presa vicina, capisci che c'è qualcosa che non funziona. E lì bisogna cominciare proprio a lavorare e man mano togliere, asciugare. Però voglio dire, si arriva sempre a degli ottimi risultati e questo mi fa molto piacere. Beh, fare l'attore è molto difficile, non è un lavoro semplice. Fare l'attore per il cinema in particolar modo. Perché devi, come dire, la ripeti tante volte, perché magari non ha funzionato il movimento di macchina, è passato un elicottero, cioè, quindi la devi rifare per altro, insomma, sono tante le cose. E quindi la difficoltà è essere sempre, come dire, nuovi per la prima volta in quella scena. E quindi lì, in qualche modo, sì, è una questione di tecnica, ma ti devi anche aiutare con la tecnica. Se ti può servire, cambia le cose che hai dentro la borsa. Hai capito? Devi farti furba. Prendi la mia borsa. Ho suggerito prima a questa ragazza magari di cambiare degli oggetti nella borsa, visto che era la settima volta che la rifaceva, proprio per non meccanicizzare. Lei avrebbe guardato dentro, avrebbe rivisto sempre le stesse cose, mentre io devo vedere, come dire, uno stupore sempre della prima volta, capisci? Quindi aiutati con dei trucchi anche. Alzi Filippo, 1-9 settima. E sottolineo settima. Pronti? Azione. Però appunto questo è il mestiere, poi man mano ci si fa anche furbi, man mano si impara anche dagli altri attori, cioè, sai, noi segreti del mestiere. Mi sembra un'ottima idea. Levati quel tono sarcastico. Non è... Com'è? C'è qualcosa? Sì. Facciamo l'ultima volta, come l'hai sentita? Splendido. Eh? Meglio. Meglio.
Ma c'è qualcosa che non torna. Possa... Ah, perché? Cos'è che non torna? Ci sto lavorando. Ci stai lavorando? Parla bene, sei fuori di testa. Sono molto contenta di quello che stiamo ottenendo, loro sono molto contenti, domani facciamo i monologhi e domani sarà il giorno clou, perché poi con quei monologhi preparano una possibilità di provino per loro o comunque di esperienza da spendere a un provino, perché d'altronde se arrivi a un provino senza sapere cosa ti succede o senza preparazione sicuramente non lo supererai mai. Levati col tono sarcastico, c'è così! Pubblico? Non era niente male, non era niente male, vedo un momentino, lei sempre sull'umore di quella precedente, o mi sbaglio? Sì, sì. Ah, però, certo, cambia argomento, ma sei sempre in quella roba lì, andiamo fuori, c'è un'altra persona dentro. Cerco anche di insegnare ai registi di essere molto chiari su quello che vogliono, su che cosa deve essere messo in centro a quella scena, su che problema ha quel personaggio, che conflitto, eccetera. Quindi, voglio dire, cerco di far fare chiarezza alla persona che deve mettere in scena. Io insegno ai registi, quindi, e di fare anche un percorso dentro se stessi, insomma, perché poi ogni artista deve fare un percorso dentro se stesso, se no cosa mette in scena, cioè il fatto che ogni artista come dire, tratta dell'essere umano in qualche maniera, lui stesso è un essere umano, per cui la capacità di portare questa esperienza di essere umano negli esseri umani che si muovono all'interno dei tuoi film.